Leslie Van Houten, ex adepta della Family, la setta di Charles Manson, è stata rilasciata in libertà condizionale dopo 52 anni di carcere. La sua scarcerazione era questione di ore, dopo che il governatore della California, Gavin Newsom, aveva rinunciato ad impugnare la decisione di una corte d'appello statale di concederle la libertà vigilata. Uno degli angeli della morte, della famigerata setta, di uno dei criminali più noti della storia degli USA, che seminò il panico e l'orrore nella Los Angeles di fine anni 70. Aveva 19 anni quando, su ordine di Manson, uccise a coltellate Lino e Rosemary La Bianca nel 1969. La coppia, che gestiva un supermercato, fu sequestrata, torturata e uccisa nella loro casa a Los Feliz. In tutto, insieme agli altri adepti, la donna fu colpita 41 volte. Sulla pancia del marito, invece, fu incisa la parola war, guerra. Io e la mia famiglia abbiamo il cuore spezzato, perché ancora una volta ci ricordiamo di tutti gli anni in cui non abbiamo avuto mio padre e la mia matrigna con noi, ha detto la Associated Press Cori La Bianca, figlia di Leno La Bianca. Leslie non prese invece parte al massacro di Cielo Drive avvenuto poche ore prima, in cui vennero massacrati l'attrice Sharon Tate, sposata con il regista Roman Polanski all'ottavo mese di gravidanza, tre suoi amici e un ragazzo di 18 anni. Gli omicidi furono commessi da Tex Watson, 23 anni, Susan Hutchins, 21 anni, e Patricia Kringwiller, 21 anni, sotto la guida di Charles Manson. Leslie Van Houten, oggi 72enne, trascorrerà circa un anno in una casa di accoglienza imparando le abilità di base della vita, su come andare a fare la spesa e ottenere una carta di debito. È stata in prigione per 53 anni, non sa neanche usare un bancomat. Figuriamoci un telefono cellulare, figuriamoci un computer. È entusiasta e sopraffatta, è grata che le persone riconoscano che non è più la stessa persona che era quando ha commesso gli omicidi.